Prepariamo una ricetta di cucina di base, trattasi del brodo vegetale secondo le verdure di stagione. Naturalmente i vegetali consentiti per questo brodo sono la carota, il sedano, le zucchine. Il pomodoro non può mancare anche perché contiene delle proprietà attraverso i suoi semi che purificano il brodo e la cipolla ramata. Andiamo a preparare il brodo dando subito un primo suggerimento, quello di partire sempre con l'acqua fredda. Quindi prendiamo una pentola cilindrica, anche qui il tegame è fondamentale, ci vogliono sempre delle pentole alte proprio per consentire alle impurità di fare da sedimenti e quindi di posizionarsi sul fondo della pentola. Mettiamo in questa pentola alta 5 litri di acqua fredda e poi andiamo ad aggiungere i vegetali consentiti. La cipolla ramata o dorata viene sbucciata, c'è anche gente dei miei colleghi che utilizza la cipolla con tutta la veste che ha sicuramente dei profumi, l'importante è lavarla e metterla all'interno del brodo. Il taglio dei vegetali, anche qui c'è una scuola di pensiero molto soggettiva. C'è chi taglia i vegetali in un modo perfetto, c'è chi lascia i vegetali piuttosto grossolani. Il taglio è molto importante perché in base allo spessore conferisce la persistenza e dona il profumo al nostro brodo. Io preferisco dei tagli piuttosto grossi in modo tale da non avere un brodo né invadente né aggressivo. Quindi tagliamo la cipolla in quattro pezzi e la mettiamo nell'acqua. La carota, anche qui nell'ammondare, come vuole la parola, pulire gli ortaggi vegetali in genere, dovremmo spuntare la testa e la coda e dovremmo anche pelare le carote in questo modo per ottenere una carota pulita, priva di pelle che contiene fibra. Ma anche qui, siccome nella pelle c'è tantissima vitamina, fibra, io preferisco lasciare la pelle proprio per dare maggiore vitamine al nostro brodo. Circa 5 litri di acqua andiamo a mettere 1 chilo di verdure fresche di stagione. Le verdure consentite, come dicevo prima, sedano, carota, cipolla, costole di finocchi, le zucchine, se ci troviamo per realizzare delle ricette con delle zucchine, a questo punto mettiamo la mondatura, quindi la testa e la coda. Se invece teniamo delle zucchine un po' andanti, piuttosto che buttare nell'umido, è meglio mettere le zucchine all'interno del brodo che conferiscono il profumo e sicuramente lasciano il loro apporto vitaminico. Il pomodoro, come dicevo prima, non va messo mai intero nel brodo, va tagliato a metà per aiutare la fuoriuscita dei semi. Ecco, le costole di sedano sono state mondate dalle loro foglie. Le foglie, essendo ricche di clorofilla, da un lato rigettano vitamine e profumi, dall'altro lato hanno la capacità di intorbidire il brodo, per cui è fondamentale aggiungere solamente qualche foglia. Quindi mettiamo qualche foglia di sedano, giusto per dare un maggiore profumo. Mettiamo una fogliolina di alloro. L'alloro serve a profumare circa 10 litri d'acqua, quindi una fogliolina ci consente di donare il profumo per 5 litri d'acqua. Utilizzo tantissimo la barba di finocchio. La barba di finocchio è molto profumata, dà quel gusto di anice e una freschezza sicuramente rilevante per il nostro brodo. Quali sono ancora le erbe consentite nel brodo? I gambi di prezzemolo. I gambi di prezzemolo, oltre a donare il profumo, sono anche ricchi di acido folico, il quale è un acido che rende il nostro organismo antiossidante. Per quanto riguarda le spezie e le droghe, mettiamo qualche bacca di pepe e qualche chiodino di garofano. Non bisogna esagerare con queste spezie perché altrimenti il brodo diventa aggressivo. Potremmo mettere ancora altri ingredienti nel brodo parlando di ortaggi, potremmo utilizzare sedano rapa, potremmo ancora utilizzare la mondatura di asparagi. Parliamo invece di quali sono gli ortaggi non consentiti all'interno del brodo vegetale. I carciofi, i broccoli, i peperoni,
la melanzana. Insomma, tutti questi vegetali non sono supportati dal nostro brodo. Cottura. La cottura si parte sempre con acqua fredda, deve cuocere per circa 30-35 minuti, poi si lascia riposare 10 minuti in modo tale che le impurità si depositino sul fondo del tegame e poi andiamo a filtrare il brodo. In primis si filtra con uno chinois a maglia stretta, quindi un cornetto cinese etaminato, per fare in modo che riesca a contenere tutte le impurità. Il brodo non va mai salato, ma va salato all'occorrenza, ciò vale a dire che se con il mio brodo devo cucinare una ricetta di un risotto o altre preparazioni dove diventa liquido di governo, quindi consuma per effetto di riduzione ed è per questo che il sale non va mai aggiunto, altrimenti l'evaporazione dell'acqua e la concentrazione del sale rischiamo di fare una preparazione salata. Ecco, sono passati circa 30-35 minuti dalla ebollizione del brodo, come potete vedere il colore è dato dalle verdure, deve essere di un aspetto giallo paglierino, proprio come vuole la ricetta di un brodo vegetale che non è stato stressato durante la cottura. Per stress intendo una ebollizione non tanto forte, non tanto strong, quindi deve sobbollire piano piano. Successivamente 35 minuti di cottura il brodo deve riposare per fare in modo che i sedimenti possano accomodarsi sul fondo del tegame e non avere un brodo torbido. Andiamo a filtrare il nostro brodo riposato attraverso lo chinois o cornetto cinese etaminato a maglia stretta per renderlo puro più possibile. Il brodo, una volta filtrato, deve essere subito abbattuto, quindi da una temperatura di circa 95 gradi, deve essere portato nel più breve tempo possibile, con l'aiuto della tecnologia abbattitore rapido di temperatura, a 4 gradi, quindi temperatura di frigorifero. A casa tutta questa tecnologia non serve, perché il brodo è talmente semplice che va preparato, quindi realizzato, e serve come base fondamentale per cucinare risotti o allungare zuppe e minestre. Il mio minestrone ha come liquido di governo non più l'acqua ma il brodo vegetale, quindi provate ad immaginare un minestrone di verdure con l'aggiunta di un brodo vegetale ricco di vitamine e minerali, che bontà potrebbe venire fuori da una classica zuppa di verdure.